Cittadine e cittadine e cittadini di Barcellona, buonasera. Io vi devo innanzitutto ringraziare per essere qui stasera così numerosi, nonostante il caldo opprimente e anche la coincidenza della partita di pallone, che questa volta mi pare che in questa campagna elettorale ci sta un po' affliggendo, perché ci sono una serie di coincidenze. Facciamo degli interventi rapidissimi per dare lo spazio a Maria Teresa. 3 anni fa tutto è iniziato come una favola, questa esperienza amministrativa è iniziata come una favola meravigliosa, una rinascita per Barcellona. Questa favola che oggi è una verità profondissima e che nessuno in questo momento può permettersi di arrestare. Anni fa fu una battaglia per la libertà, quella libertà che ancora ardeva sotto la cenere dell'amministrazione che ci aveva preceduti e che è bastato un soffio per alzarla e per levarla alta e ardente sopra di noi, e questa libertà oggi è rappresentata da Maria Teresa Colliga, che vi ripresentiamo questa sera per vincere queste elezioni. E allora io, che stasera volevo fare semplicemente un appello al voto, ti chiedo questo: martedì io voglio una sindaca con la A. Io voglio una sindaca con la maglietta di Frida Kahlo, come qualcuno qualche tempo fa suggeriva. Io voglio martedì Maria Teresa Colliga, sindaca di tutte e di tutti noi. E allora questo straordinario e profondo cambiamento che è iniziato 3 anni fa, e lo dicevo prima, è inarrestabile, va bene? Nessuno cerchi di mettere i bastoni tra le ruote tra noi e la realizzazione di questa trasformazione progressiva e profondissima che il 14 e il 15 giugno vedrà ancora una volta confermata nella figura di Maria Teresa Colliga, che per questa città rappresenta la libertà. Grazie. Il mio appello al voto per Maria Teresa Colliga passa da uno slogan: il contrario di niente paura è avere coraggio. E avere coraggio dal latino significa avere cuore. Ebbene, Maria Teresa Colliga in questi anni ha dimostrato sul campo di avere il coraggio di spazzare via un'intera classe dirigente che aveva affossato questa città. Una politica meno popolare per aiutare i pochi, quella basata sui bisogni, per arrivare ad aiutare i tanti, quella delle prospettive. E in questa città, con una bella squadra di persone preparate, possiamo passare dai bisogni alle prospettive, dal dare lavoro alle future generazioni. Il premio Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi, donna coraggiosissima che ha liberato il suo popolo dall'oppressione, dice: bisogna avere il coraggio di levare lo sguardo dalle proprie necessità per chi fa politica. Bisogna avere il coraggio di sentire gli altri col cuore, di vedere quello di cui hanno bisogno gli altri e di agire. E Maria Teresa Colliga ha dimostrato in questi anni di avere questo coraggio. Il popolo l'ha già scelta. Aung San Suu Kyi dice anche che per fare la rivoluzione devono essere convinti coloro che si devono ribellare. Ma voi l'avete già scelta Maria Teresa Colliga, adesso dovete solo riconfermare e dare a lei la possibilità di mostrare che tutto è ancora possibile. Grazie.
noi, membri dello staff di Maria Teresa Collica, in questa campagna elettorale abbiamo parlato parecchio, contrariamente a qualcuno che non ci ha mai mostrato nulla. Scatola chiusa, signori, scatola chiusa, o ve li prendete o così o niente. E noi abbiamo il vizio di parlare invece. E io sono l'assessore designato alla programmazione europea, che è un ruolo molto importante, perché è un ruolo finalizzato ad acquisire le risorse, i finanziamenti, che saranno quelli che consentiranno effettivamente di realizzare il programma di Maria Teresa. Perché è una verità, cioè i finanziamenti sono degli strumenti che consentono di realizzare delle opere. Senza finanziamenti le opere non si realizzano, quindi i programmi elettorali senza i finanziamenti non si potranno realizzare. Ora, ci troviamo di fronte a un nuovo ciclo di programmazione, la programmazione europea 2014-2020, che ancora non è partita. Ci sono i documenti ma non ci sono ancora i bandi, quindi siamo nella possibilità di prepararci per sfruttare tutte le straordinarie opportunità di questa programmazione 2014-2020, e quindi io parlo di finanziamenti anche per l'agricoltura, dove c'è tantissimo, per fare tutte le opere che ci sono nel programma, quindi riqualificare i quartieri, rifare l'illuminazione pubblica, le reti fognarie, sistemare le strade, mettere in sicurezza le scuole, tutto quello che serve a questa città. Ma non solo, perché poi noi avevamo iniziato già con una politica concertativa, nel senso sentire le esigenze della popolazione e inserirle nel nostro programma elettorale, ma non come slogan elettorale, con una concertazione reale, perché ci deve essere questo confronto con i cittadini. E nella nuova programmazione europea c'è tantissima anche per le imprese, per l'associazione, e qui il nostro ruolo è quello invece di far capire alla popolazione quali sono le opportunità, non parlare sempre dei fondi che si sono persi, ma parlare invece dei fondi che possiamo prendere, delle opportunità che abbiamo davanti, che devono essere per tutti, devono essere portati alla conoscenza di tutti. E allora, e questo è un concetto importante, non ci spetta niente di diritto, attenzione, questi soldi della programmazione europea non ci spettano, ce li dobbiamo guadagnare tutti fino all'ultimo centesimo. E allora come si guadagnano questi soldi, come si vincono questi soldi? Solo mettendo in campo delle competenze con grande determinazione. Ancora una volta Maria Teresa Collica questa cosa l'ha fatto, chi c'è dall'altra parte? Assolutamente no! E allora, e io dico, io l'ho definito l'altro giorno il Green Team economico di Maria Teresa Collica, perché Antonio Mamì, Paolo Genovese, Felice Genovese per l'agricoltura, il professore Nando Fria, Roberto Molino per i finanziamenti, questo signore è un Green Team a servizio della città che collaborerà con le valide risorse che sono all'interno della macchina comunale, quindi questa è veramente una squadra straordinaria. Dall'altra parte non c'è nulla. E chiudo con una riflessione, già mi sto dilungando, e l'altro giorno mi hanno chiesto: ma cosa farai tu nei tuoi primi 100 giorni? Io gli ho detto: ma quali primi 100 giorni? Io ero già assessore, avevo impostato già tutti i lavori, quindi cosa faccio nei primi 5 minuti? Poi i risultati si vedranno nel corso del tempo, non promettiamo nulla a vuoto come fanno gli altri. E su questo punto, e chiudo veramente, l'altro giorno ho detto questa frase, ho detto: ragazzi, mi hanno interrotto, la mozione di sfiducia ha interrotto il mio lavoro, e ho la voglia di rimettermi a lavorare straordinario. Mi sono girato verso Maria Teresa e lei con gli occhi pieni di emozione mi ha detto: sapessi io, e io ho pensato: che donna, che grinta, che determinazione. Se ci vengono i 5 minuti, immaginate cosa succederà. Stiamo parlando in ordine di età, per fortuna non sono l'ultimo. Ancora se facciamo altre campagne elettorali potrei anche diventare. Allora, un invito al voto. Perché votare Maria Teresa Collica e il gruppo che la sostiene? Intanto per il programma. Vi devo dire la verità, questa è la terza campagna elettorale a cui partecipo e non c'è momento più difficile nel quale parlare di programmi che durante la campagna elettorale. Cioè, se ne parla completamente, non si riesce né a confrontarsi ma neanche a trasmettere spesso tutte le cose che si possono fare e si vogliono fare. Quindi vi invito a leggere il nostro programma, che deriva non soltanto, cioè deriva da questi anni anche di esperienza, è stato integrato e migliorato rispetto alla scorsa volta anche grazie all'esperienza di questi anni. Quindi in primo luogo il programma, ma il programma da solo non serve a niente se non ci sono le persone che lo realizzano. E da questo punto di vista vorrei invitarvi a guardare non soltanto chi c'è su questo palco, perché questa rappresenta
rappresenta soltanto una piccola parte delle persone che ci sostengono, anzi vi direi di partire dal basso, tutte le persone che in questi giorni, in questi mesi di campagna elettorale ci hanno sostenuto senza chiedere nulla se non quello di partecipare, la volontà di partecipare e supportare un progetto. Guardateli negli occhi, che volontà, che passione che hanno, è una passione mossa veramente dal comprendere quanto è importante questo momento. Anche i consiglieri tutti, quelli che si sono candidati nelle liste, pensate a tutti quelli che non soltanto ora hanno la possibilità, grazie a questa campagna elettorale, a questo ballottaggio, di essere eletti, ma anche tutti quelli che, incuranti del risultato elettorale, incuranti delle prospettive, nulla è stato promesso ovviamente, quindi erano qui soltanto per supportare questo progetto, lo sono stati dal giorno dopo del primo turno. Poi ci siamo noi qua sopra, per fortuna siamo riusciti a farci conoscere, a parlare un po' nei quartieri, e questo è stato importante perché dovete sapere con chi avete a che fare nel momento in cui si va a amministrare. Secondo me è un fatto importante. Molti di noi si erano già impegnati per la città, quindi erano già conosciuti indipendentemente dalla designazione come assessori, altri invece si sono fatti conoscere adesso, e alla fine, alla punta di diamante di questa piramide, Maria Teresa, che vi devo dire, dopo 2 anni e mezzo di amministrazione, che ha svolto il suo lavoro dalla mattina alla sera e anche la notte, perché i messaggi ce li scambiavamo a qualsiasi ora, e dopo una sfiducia che avrebbe potuto abbattere moralmente chiunque, ha avuto la forza di fare altri mesi di campagna elettorale, e la vedete qua, ora la sentirete parlare con una forza che è la stessa forza che lei metterà nell'amministrare la città. Quindi votateci il 14 e il 15 per dare a Barcellona una prospettiva di futuro migliore. Grazie. È un onore e una grandissima felicità poter parlare con tutti voi. Questi 3 giorni che mancano al giorno del responso elettorale sono importantissimi, perché guardate, qui è in gioco non le sorti di Maria Teresa Colliga, di Mario Presti, di Sergio Amato o di tutto lo staff. Qui giochiamo i destini di Barcellona Pozzo di Gotto in queste elezioni. Ognuno di voi deve essere cosciente di questo, che a secondo della preferenza che esprimerà potrà scegliere tra un ritorno al passato o condaudare con più forza una svolta verso il futuro. 2 anni e mezzo fa ci abbiamo provato e ci siamo riusciti, ma purtroppo ci hanno impedito di portare a termine il nostro compito. Allora tocca ai barcellonesi darci questa spinta necessaria, perché io ho una coscienza e una consapevolezza: o ce la facciamo tutti come collettivo, ognuno, ogni singolo di noi sarà destinato a cadere. È per questo che io vi chiedo di votare per Maria Teresa Colliga, perché avrete accanto a voi un'amministrazione che sarà in grado di sostenere, aiutare, coadiuvare ogni iniziativa e desiderio, ogni aspettativa, ogni volontà di rivalsa che c'è nei barcellonesi. Per questo vi chiedo di votare per lei, perché abbiamo un programma che vuole fare di Barcellona una città moderna, in cui c'è una raccolta differenziata, in cui c'è una viabilità sostenibile, in cui il cittadino è protagonista della sua vita. E per questo, in questa splendida sera di inizio estate, parafrasando un po' William Shakespeare, che parlava di un sogno di una notte di mezz'estate, noi vi chiediamo di sognare anche voi una Barcellona diversa, una Barcellona nuova, una Barcellona che è patrimonio di tutti. Votate Maria Teresa Colliga, sostenete il cambiamento, non torniamo indietro, perché indietro non si torna. Grazie. E adesso purtroppo per voi arriva l'anziano del gruppo, prima di Maria Teresa. Intanto grazie di essere qui tutti quanti, e soprattutto quello che voglio questa sera è ripagarvi della fiducia che ci avete dato in tutta questa campagna elettorale. Questa fiducia ve la voglio restituire questa sera, perché sono convinto che Maria Teresa è già sindaco di Barcellona. Ancora fino all'ultimo istante io sono convinto di sì, e vi spiego il perché. In questi
questi anni che abbiamo conosciuto l'azione amministrativa di Maria Teresa abbiamo visto le sue capacità. Io aggiungo un'altra cosa, la credibilità che ha portato a tutti i livelli istituzionali dove si è confrontata, dove si è rappresentata, dove si è spesa per perorare la causa di Barcellona, ai livelli regionali, ai livelli nazionali eccetera. Quando arriva Maria Teresa Collica come sindaco di Barcellona le porte si aprono per la serietà, per la sua capacità, per l'immagine stessa che ha contribuito a far nascere in questo paese una condizione nuova. Effettivamente sì, a Barcellona c'è un mondo nuovo che è nato con Maria Teresa Collica già 3 anni fa e questo mondo sta crescendo, siete tutti voi, siamo tutti noi che la sosteniamo a prescindere da ogni altro tipo di considerazione, per la pulizia morale, per le capacità, per la visione della città, per come Barcellona diventerà finalmente vivibile, finalmente bella, continuando l'azione amministrativa che Maria Teresa ha già intrapreso 3 anni fa. Tutto il resto in questa campagna elettorale l'avete visto, è stato a volte tedioso, a volte franco eccetera, è stato un confronto che poi in realtà confronto non è stato, lo sapete benissimo, sono sfuggiti al confronto sempre e comunque, hanno cercato di menare ogni tanto qualche palata di fango, ma noi di questi problemi non ce ne facciamo. Maria Teresa Collica con voi, con tutti noi, con tutti i cittadini e le cittadine di Barcellona vincerà queste elezioni e riprenderà la sua attività amministrativa con una squadra forte, coesa, pronta a sostenerla in ogni azione, in ogni cosa. Non sto a dirvi gli aspetti, ma il completamento del lavoro già fatto sarà la migliore prova della buona scelta che ha fatto questa città. Grazie, votate Maria Teresa, votate per tutti noi e per tutti voi. Iniziale. Indosso questa maglietta non tanto per una questione ideologica, politica, così a un certo punto faccio un po' sprofondare i consensi da una parte, però è il vero motivo per cui la indosso, è un altro. È perché lei rappresenta la voglia e l'amore per la vita, rappresenta chi ha affrontato 1000 difficoltà per arrivare e per fare le cose che voleva, quindi penso che non ci poteva essere migliore occasione di indossarla anche stasera. Piano rifiuti, risanamento delle casse comunali, riorganizzazione degli uffici comunali, interventi sull'acquedotto, sulla fognatura, recupero di progetti persi, nuovi finanziamenti, nuovi progetti, presa d'atto del PRG, piano particolareggiato del centro storico, attuazione della zona franca urbana, assegnazione dei lotti artigianali formalmente rimasti, ma inizio della ricognizione di quelli assegnati negli anni ma mai avviati, progetti per i servizi sociali, cantieri per 140 persone, servizi sociali, il servizio ADI per l'assistenza agli anziani, SPRAR e così via. Lo dico perché? Perché finalmente posso dare quella risposta a chi per la sua umiltà, pacatezza e correttezza ha sempre fatto questa domanda alla fine delle puntate e dei confronti televisivi e sul web. E soprattutto ha reso impossibile rispondere in questa seconda fase della campagna elettorale. E se poi questa domanda voleva occuparsi e doveva riguardare solo la realizzazione di un'opera pubblica totalmente progettata e finanziata da questa amministrazione, io rispondo, come ho già detto, che da grande e capace amministratore come si è professato di essere, sa bene che i tempi per la progettazione e la realizzazione di un'opera non sono i 2 anni e mezzo, e non lo sono
l'amministrazione che ha preceduto la mia ha iniziato a realizzare le sue opere alla fine del mandato. Tant'è vero che nel 2007, quando Candeloro Nania si presentò alle elezioni con una brochure che appunto si occupava delle opere da fare, da realizzare, giustamente da realizzare, pubblica quella brochure prospettando tutti i progetti che erano in atto, che erano finanziati, e ve ne cito solo uno a titolo esemplificativo. A pagina 44 di quella brochure c'è la foto di un trafiletto stampa che avvisa che finalmente va in gara il progetto per la riqualificazione della via Roma, di questo tratto. Eravamo nel marzo 2007, peccato che nei 5 anni successivi non ci sia riuscito a completarla. Assolutamente no, perché non era assolutamente incapace Candeloro su questo, non l'ha fatto perché i tempi dell'amministrazione, i tempi per la realizzazione delle cose sono quelli, sono 5 anni, e tanto è vero che poi la legge ti consente altri 5 normalmente per completare il tuo mandato e raccogliere i risultati. E perché ha rifiutato il confronto il mio avversario? Io questo mi chiedo. Perché ha preferito distribuire nell'ultima giornata di campagna elettorale 8.000 volontini che dicono che abbiamo tagliato i servizi e abbiamo solo aumentato le tasse? Perché ha ridotto tutto questo in un volantino senza che nessuno potesse rispondere a quelle osservazioni? Magari qualcuno che le sentiva da casa comodamente senza venire qui. Perché non posso accettare che veramente si parli di rifiuti, si parla di costi dei rifiuti, dopo che per decenni chi ha amministrato questa città aveva tutte le possibilità di avviare il percorso che oggi porta all'aumento dei costi, e cioè la chiusura della discarica di Mazzara Sant'Andrea. Da novembre scorso noi portiamo i rifiuti a Catania. E pensate questo che cosa significa. Nello stesso tempo, proprio per questo, siamo partiti subito con quello che fino a quel momento era impossibile, e cioè avviare la differenziata, quello che non hanno mai consentito. E lo sapete perché? Perché quando siamo arrivati noi, l'ADO ci faceva pagare la raccolta della plastica, la raccolta del vetro e di tante altre cose, 5 volte rispetto alla discarica dell'indifferenziato di Mazzara Sant'Andrea. Per questo, quindi, anche volendolo attuare, era proprio impossibile e non conveniva assolutamente a voi cittadini. E allora adesso che si è fatto? Se i costi sono destinati a salire, partiamo subito con la differenziata, perché quello è l'unica occasione, l'unico modo per abbassarli poi quei costi. E abbiamo avviato le agevolazioni già sulla bolletta, che da novembre scorso ci sono. Chi conferisce al centro comunale di raccolta può raccogliere i punti e ottenere uno sgravio fino al 50% della bolletta. Tutto questo oggi è realtà, fino a questo momento non esisteva. E chi avrebbe dovuto fare, se non loro, un impianto prima? Era competenza dell'ADO, quelle ADO che hanno pagato, anzi hanno pagato profumatamente chi le doveva gestire, e non sono riusciti a fare niente. Quell'ADO 2 che ha presentato un progetto per un impianto fuori tempo massimo, un impianto che non può essere oggi realizzato. Quell'ADO 2 che ha fatto un debito per 48 milioni di euro, che oggi viene a pretendere ai cittadini dell'ADO 2, di tutti dei comuni dell'ADO 2, e ci stiamo battendo ovviamente per contrastare tutto questo. E allora non posso permettere che si possa dire una infamia di questo tipo, perché se c'è chi ha cambiato le cose, queste persone siamo noi, e questo lo dico con orgoglio. E poi il taglio dei servizi, tagliato l'asilo nido, mi hanno detto, però non dicono che
Gli asili nido hanno funzionato in questi 2 anni e mezzo perfettamente, grazie alla valorizzazione del personale interno, comunale, che è stato portato, è stato aumentato le sue ore e ha potuto fornire un servizio splendido. E quel servizio che una volta era dato all'esterno, non dicono che non è stato rinnovato, perché quel tipo di servizio era anomalo. Oggi invece, da settembre, non da una chissà quando, da settembre partirà un servizio per gli asili nido potenziato grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero, i fondi PAC, che consentono anche la gestione esterna di un asilo, il recupero di quelle lavoratrici che giustamente sono state difese da tutti e che adesso hanno una concreta opportunità di ritrovarli, di rilavorare, ma soprattutto consentiranno agli asili di lavorare, di rendere il loro servizio anche nei pomeriggi e anche il sabato. Questo dovrebbero sapere. E poi la sospensione del servizio ai disabili, una cosa gravissima che è successo, ma che si omette anche questo di dire, che si verifica ciclicamente ogni 3 anni quando si sospende la 328, che è una misura regionale che finanzia questi interventi. La stessa cosa è successa 3 anni fa, quando si passa da una fase all'altra. Però, dato questa criticità, abbiamo cercato di supplire per un periodo con le casse del bilancio comunale, fino a dove questo è stato possibile, ma adesso abbiamo inserito nel programma la realizzazione di un centro diurno per disabili, proprio perché è bene evitare questi periodi di vuoto e non dipendere dai progetti regionali. Non ci hanno pensato, appunto. E credetemi che anche la vecchia programmazione su questo già finanziava tantissimo, tantissimo. Servizio di assistenza agli anziani, anche qua, tagliato il servizio. Quello che abbiamo dovuto affrontare in questi 2 anni è stato non tagliare i servizi nonostante la scarsità delle risorse economiche del bilancio, e anche per questo si è puntato a un progetto ministeriale che recupera fondi europei per garantire tutto questo. Il servizio non viene detto che è già in gara, non viene detto che è già in gara con 2 riparti, questo significa che potrà una volta aggiudicato continuare in linea di continuità per i prossimi periodi, perché ben 2 progetti consecutivi abbiamo ottenuto. E non solo, non si dice pure che i casi più gravi non sono rimasti senza servizio, perché nel frattempo abbiamo ottenuto un altro finanziamento, un altro progetto. Qua c'è Lina Valella e la guardo e mi fa piacere salutarla, e c'è Peppino Saia che hanno gestito i servizi sociali, un altro progetto che si chiama e che si rivolge proprio ai casi più gravi, che sono tutti stati assorbiti in questa fase. E poi vedo ancora le lavoratrici che giustamente si lamentano, sono in cassa integrazione e ora i tempi stringono, ma per fortuna il bando c'è già, loro lo sanno, e finalmente questa criticità si potrà superare per i prossimi mesi. E ancora altre menzogne, i 27-24 milioni fermi nelle casse comunali, che addirittura dai quali potremo ricavare altri 7 milioni con il ribasso d'asta. Voglio chiarire a tutti che di questi 24 milioni, 20 milioni già sono impegnati, spesi e tutti con le gare avviate, quindi fra poco partiranno i lavori. Ma non si recupereranno finanziamenti da queste opere, perché nel frattempo, essendo cambiato il prezziario regionale, ogni opera ha richiesto un incremento di soldi di almeno il 30%, 30-40%. Quindi questo significa che tutto il resto non si potrà fare con i soldi che hanno portato loro, si dovrà fare con i nuovi finanziamenti che dobbiamo avere la capacità di recuperare, quelli di cui parlavamo prima, e arriveranno se ci lasceranno lavorare, tranquilli. E allora tutte queste cose io mi sento
sia, perché la cosa più grave però è che hanno provato a rigirare pure la frittata su questa cosa. Hanno provato facendo passare me per quella che non accettava il confronto con un fantomatico esperto contabile del comune. Ma non è così, intanto perché abbiamo dovuto affrontare i problemi economici di questo ente tutti quanti insieme sin dal primo giorno del nostro insediamento, quindi conosciamo vita, morte e miracoli di tutto il bilancio comunale, dei residui attivi, dei debiti fuori bilancio, perché nessuno qua pensa di potervi dire che abbiamo risanato le casse e ora è tutto splendido. Non è così, lo sappiamo benissimo, soprattutto noi sappiamo che dopo la notizia immediatamente dopo del commissario che prendeva atto del pareggio dei conti e del mancato sforamento sono arrivati altri debiti fuori bilancio e arrivano oggi a circa 4 milioni, quindi sicuramente quelli non li abbiamo provocati noi, però quelli con quelli dobbiamo fare i conti e dovrà fare i conti qualunque sindaco arriverà là ad amministrare la città. Si devono rendere conto che in questi ultimi 2 anni abbiamo avuto un taglio incredibile di trasferimenti, 5 milioni in meno, e nonostante questo abbiamo pareggiato cercando di non tagliare appunto nessun servizio, come abbiamo detto prima, e recuperandoli con altri canali di finanziamento, perché quella era l'unica strada e l'abbiamo percorsa e abbiamo ottenuto i risultati. E poi ancora, chi amministrerà si dovrà rendere conto che dovrà fare i conti con una bella parolina che si chiama TASI, una tassa imposta dal governo, una imposta nazionale, ma che viene fatta passare come un'imposta che il sindaco vi mette. E questo è quanto di più assurdo possa esistere, perché le cose vanno dette come sono. Avere trasformato i sindaci in esattori è la cosa che condanna qualunque sindaco di qualunque colore politico, di qualunque paese, di qualunque città d'Italia ad essere impopolare il giorno dopo, e lo diventerebbe anche lui se diventasse sindaco, perché questa è la nostra condizione. E allora quello che io non ho potuto accettare in questo mancato confronto è stato proprio questo, non l'ho accettato solo per un motivo, perché fosse palese quello che lui ha detto, e cioè non accetto il confronto se non accompagnato, questo ha detto. Io penso che questa sia una cosa infelice, un boomerang sicuramente, perché i barcellonesi aspettavano questo momento e non posso accettare neanche le giustificazioni che sono state addotte, né il fatto che presentandosi lì con un assessore appena designato, e c'erano assessori designati già da un mese, non avevano quell'esperienza amministrativa adatta a rispondere. Non lo posso accettare per 2 motivi. Uno, perché in un mese qualunque esperto può fornire le informazioni giuste sia al candidato sindaco che al designato assessore, al quale certamente non ha fatto fare una bella figura. Perché io ricordo quando 3 anni fa andai al confronto, a quel confronto televisivo con il candidato al ballottaggio, e mi ritrovai assessore designato una persona che aveva scarsa esperienza amministrativa, l'ex sindaco uscente che aveva amministrato 10 anni e con il quale ci siamo confrontati io e il grande assessore Roberto Eraci che passò. Solo una, che mai slogan elettorale fu meno azzeccato, questa è la verità. E non solo si declinano gli inviti, non si accettano i confronti, ma si butta discredito sulle mie scelte.
Io non ho giudicato l'altra giunta, non la giudico perché non la conosco, ma ho voluto e ho preteso, e come è giusto che sia, che tutta la squadra scelta degli assessori si facesse conoscere alla città, dovunque, nei quartieri, andasse a parlare, perché il collegamento e deve essere chiaro che sono loro gli assessori. E poi veramente il problema di avere 6 assessori a Barcellona è un problema serio, perché sono veramente pochi. Però sotto questo aspetto io sono fiduciosa, sono contenta, perché attorno a loro si è creata già un'altra squadra, ci sono gli esperti, i primi già individuati, ma seguiranno tanti altri esperti, ma soprattutto ci sono tanti volontari che ogni giorno si aggiungono a questa squadra, che vengono con le loro proposte, persone che non conoscevo fino a poco tempo fa e che vengono al comitato a dire: io mi occupo di questo, posso mettere a disposizione della città questi miei studi, queste mie conoscenze, questi miei progetti. E noi li raccogliamo tutti, perché c'è tanto lavoro da fare, come dico sempre a tutti. E poi insieme si può continuare tutto quello che si stava facendo, completarlo e arricchirlo. Si può completare quel progetto culturale che per noi costituisce la spina dorsale della nostra visione della città, del nostro progetto politico, che sta crescendo sempre di più sotto questo profilo. E già in questi giorni aumentano le risposte. In questi anni le 2 biblioteche della città sono state attivissime, continuano a sfornare eventi, e ne approfitto per ringraziare le operatrici di questi 2 settori importantissimi. È iniziata l'offerta culturale, l'offerta teatrale. In questo mese ci saranno al Teatro Mandanici diversi saggi teatrali di diverse scuole, anche non solo di Barcellona, che hanno scelto il teatro per rappresentare il saggio finale. E l'offerta culturale crescerà. In questi giorni, stavo dicendo, si è aperto finalmente il polifunzionale di Sant'Antonino, anche quello grazie a un protocollo d'intesa che abbiamo fatto con la scuola Ugo Foscolo, con la dirigente super attiva della scuola Ugo Foscolo, che sta ospitando, per chi non lo sapesse, la prima biennale internazionale di arte grafica contemporanea. Raccoglie più di 300 incisioni, acqueforti, che vengono da vari musei della Sicilia, ma dove espongono sia italiani che stranieri. Anche questo è un peccato, che la forza politica non è stata presente per poter giustamente valorizzare ancora di più questo momento, ma andatela a visitare. Quel luogo molto presto offrirà un museo didattico alla città, offrirà una nuova biblioteca di quartiere, e tutto questo perché già si è lavorato su questo e i frutti si vedono in questi giorni, continueranno in ogni caso. E ancora alla vecchia stazione, altro progetto presentato una settimana fa, iArt. Questo progetto vedrà soprattutto in quei luoghi la realizzazione di un centro culturale polivalente. Anche qui si alterneranno rassegne, incontri, mostre che tenderanno a unire sia le tradizioni che l'arte contemporanea, quindi unendo sia il valore del passato che del futuro. E anche questo è realtà e partirà fra poco. Perché lo sappiate, perché non sarà frutto di chi seguirà, se non ci sarà sempre tosto, in ogni caso. Ancora tutto il resto, io devo dire che rispetto a quando è partita questa campagna elettorale, quando ero molto sfiduciata, nel vero senso della parola, di nome e di fatto, pensavo a quello che ci aspettava, a
quanto potesse essere difficile una campagna elettorale fatta con queste premesse, alla fatica, alle risorse economiche che bisognava trovare, a tutto quanto rendeva preoccupante veramente la situazione, appunto per poter affrontare questi mesi. Ma poi a poco tutto questo è svanito grazie proprio all'incoraggiamento di tutti voi che siete ogni giorno, non avete perso occasione, dal messaggio ai fiori, alla qualunque cosa per ridare e fare recuperare fiducia ed energia e linfa vitale a questo progetto. E ci sono state tutte le forze politiche che si sono aggiunti, i movimenti, ma i singoli cittadini, voi che ci avete seguito sempre, dovunque, che non smetterò mai di ringraziare e che se potessi ringrazierei con tutto il nome e cognome, uno per uno. E io proprio per questo già sono appagata di tutto questo, sono appagata perché fermandomi e avendo modo di raccogliere tutto questo attorno a noi, ho già capito che Barcellona è cambiata davvero. Barcellona è cambiata da sola, non solo con noi, non mi voglio prendere i meriti di questo cambiamento, perché noi possiamo dirci parte di questo cambiamento, ma è cambiata grazie a ognuno di noi, grazie a ognuno di voi, grazie a ognuno di coloro che ha deciso di reinvestire in questa città. I barcellonesi non vogliono più andare a casa la sera, non vogliono più dormire, vogliono proporsi, vogliono proporre le proprie iniziative, vogliono avere le opportunità. Nei quartieri sono nate diverse associazioni, diversi comitati, ed è quello che predicavo costantemente sin dal primo giorno della campagna elettorale, non perché dovessero nascere associazioni filo amministrative, non è per questo, la cosa importante era creare tutto questo, superare l'individualismo, creare gruppi che avessero più forza, facessero sentire più forte la loro voce, i loro diritti, i loro interessi, i loro progetti. E questo sta accadendo a poco, da soli, con una infezione rivoluzionaria di cui ho parlato già qualche comizio fa e che sta continuando a dare i suoi frutti. E la cosa più bella è vedere queste persone che oggi si riuniscono, puliscono un quartiere, lo abbelliscono, lo rendono più bello e possono collaborare con l'amministrazione, potenziando i risultati che si possono fare insieme. Ecco perché penso che Barcellona è già cambiata e questo già mi fa capire che indietro non si torna, in ogni caso, non si torna. Cosa. Questo, proprio questa felicità, a volte alterna i miei sbalzi di umore, quando poi invece sento dire e sento impostare una campagna elettorale da alcuni sulla falsità estrema, sulle cose proprio più assurde, che però purtroppo fanno breccia ancora su qualcuno. Per esempio, una cosa che si dice è che io farò chiudere il macello e che al posto del macello costruirò un canile. Ora magari riuscissimo a crearlo questo canile, certo che lo vogliamo creare, ma nessun folle penserebbe di crearlo ovviamente al posto del macello, che è una grande risorsa per questo territorio. Sarebbe una follia, quindi mi auguro che veramente quando le sparano così grosse qualcuno capisca facilmente che sia una bufala. Così come dicono che chiuderemo l'ospedale, che creeremo un grandissimo centro per gli immigrati, di accoglienza per gli immigrati, e lo dicevano già da subito. E dicono tante altre cose, ma l'offesa quello che mi ha fatto più male in questi anni, perché non è questo un attacco che viene solo oggi, è un attacco che hanno iniziato a fare alcuni sin dalla mia elezione, ed è quella che oggi era ribadita sul giornale, sulla Gazzetta del Sud, e cioè il fatto che io
non ho difeso abbastanza la reputazione di questa città e anzi ho alimentato chi parla male di Barcellona, chi definisce Barcellona una città di mafia. Su questo io voglio fare la massima chiarezza, perché ribadisco quanto ho detto sempre sin dalla prima ora, da quanto sostenevo prima di diventare sindaco e a maggior ragione diventando sindaco di questa città di cui sono onorata di avere amministrato e che spero e mi auguro di poter continuare ad amministrare. Lo faccio perché io ritengo che non è non parlando della mafia che il fenomeno si risolve, non è nascondendo che il problema esiste, come suggeriva già ai tempi Andreotti e come continua a suggerire qualcuno, non è dicendo che a Barcellona c'è solo il sole, il mare e gli abbracci collinari che queste cose spariscono. Non significa che lo sappiano tutti, che lo ripetete a tutti, non significa che i barcellonesi sono tutti mafiosi, anzi, proprio perché mafiosi sono quattro balordi che hanno infangato questa città, dovremmo tutti lavorare insieme, uniti, senza divisioni politiche e ideologiche. Importantissima. Oggi in tribunale c'è stata la requisitoria del processo Mustra, magari non tutti lo conoscono, è il processo che è nato a seguito delle estorsioni che ci sono state a Terme Vigliatore e la requisitoria ha chiesto condanne per tanti estorsori del territorio. La cosa importante però è che negli ultimi tempi in quei processi nel tribunale ci sono anche a sostenere gli imprenditori che hanno denunciato, le associazioni, i cittadini, la Barcellona sana, la Barcellona vera, la Barcellona che siamo noi e che non deve spaventarsi di dire queste cose. E il 29 ci sarà la sentenza finale. Per cui là dobbiamo essere in tanti, in ogni caso, accanto a loro, a dimostrare il nostro sostegno, perché questo è importante. E l'avvocato che ha difeso il comune come così, perché si è costituito parte civile, ha detto una cosa importantissima. Perché abbiamo chiesto risarcimento? Chiediamo il risarcimento perché sono loro a gettare il fango di questa città, sono loro a non fare crescere culturalmente, economicamente questa città, a non garantire un turismo sano, sostenibile, che è quello che vogliamo. Da quello nasce quella costituzione di parte civile. E quindi qua non c'è nessuno che infanga, se non loro, di cui dobbiamo liberarci, insieme, tutti insieme. E ora veramente l'appello finale. Un'altra cosa che... No, basta, non faccio più di polemiche, passiamo direttamente all'appello finale. Brava, brava, brava! No, una cosa positiva questa. Perché dicono che io fomento l'odio e divido un po' troppo la città. In realtà la città ha bisogno di scosse, non solo di pacatezza e di umiltà, soprattutto quando è contenuta un po' forzata. Le scosse devono arrivare e continuare.
pensare che c'è un aspetto invece positivo, perché secondo me non c'è un odio come vogliono fare passare loro. Io penso che è una cosa bellissima che è accaduta da quando sono diventata sindaco, e che questa città si è svegliata, che tutte, che si è animato un confronto, un interesse per la cosa pubblica da tutte le parti, non soltanto da quelli più vicini a me, ma anche appunto dagli altri che la pensano in maniera diversa da me e che sono oggi molto interessati di sapere cosa accade nel palazzo, che cosa si fa, ed è giusto così. Perciò, indipendentemente da chi amministrerà, se io ho il dottore Materia, quel palazzo non sarà più una cosa per pochi, sarà comunque vetrina e attenta, e punto, come è giusto che sia. Tutti i barcellonesi presteranno la loro attenzione per le cose che lì si faranno. E questo appunto ci tenevo a dirlo a chi pensa che io fomento. Io penso che così ci si unisce, si cresce tutti quanti insieme, anche se ognuno giustamente la pensa diversamente, come è giusto che sia. E quindi veramente adesso vado all'appello finale. L'appello finale che nasce, che voglio fare con maggiore forza e convinzione di quando mi sono presentata qui la prima volta, perché paradossalmente nel momento più critico della mia vita amministrativa oggi raccogliamo tutte le energie migliori per trasformare questo momento critico nel momento migliore. Nel momento migliore perché siamo cresciuti, come dicevo prima, siamo molti di più. Ci sono già 7 consiglieri lì ad aspettare la città, ma quei 7 consiglieri possono diventare 18, e credetemi che questo cambierà il mondo totalmente, cambierà tutto. E questa voglia di cambiamento che c'è, che continua a esserci, c'è per tutti. Credetemi che quando invece si capisce che dietro un progetto politico che si presenta come nuovo ci sono sempre i soliti nomi, sempre le solite facce, sempre le solite persone che hanno deciso il destino per decenni di questa città, qualunque progetto è destinato a perdere la sua forza, la sua carica. Quando quelle persone sono le stesse che c'erano per il governo Cuffaro che ha creato l'emergenza rifiuti, quando quelle persone sono le stesse che hanno deciso le sorti del nostro ospedale, come si può pensare di essere nuovi, di cambiare? E certamente, credetemi, non basta a proporre il cambiamento il fatto che si presentino i figli dei soliti nuovi. Non soltanto
soltanto sul mio nome, ma vi chiedo di lavorare tutti quanti, di essere disposti a collaborare dal giorno dopo tutti quanti insieme, a dare il vostro contributo per questa città, per questo territorio, destra e sinistra nuova, questo sì, perché bisogna, si possono fare certe cose anche insieme. E poi chiudo solo con questo, dicendo un'ultima cosa. C'è chi ha lanciato i palloncini a chiusura della sua campagna elettorale. Noi in queste ore abbiamo distribuito proposte concrete, proposte per il futuro che pensiamo possa essere vicino, e soprattutto non abbiamo da fare effetti speciali, non abbiamo da fare